Protagoniste dell'ultima puntata della rubrica Il Museo dei Musei sono due grandi collezioni di sculture antiche della Roma del Seicento, la raccolta riconducibile all'attività collezionistica del marchese Vincenzo Giustiniani e quella formata dal cardinale Ludovico Ludovisi. Discendente di una famiglia genovese che per lungo tempo aveva governato l'isola di Chios, Vincenzo Giustiniani, marchese dal 1605, è una delle figure più importanti della grande stagione del collezionismo seicentesco. Nel suo palazzo romano a Sant'Eustachio, oggi sede dell'appartamento di rappresentanza del Presidente del Senato, Vincenzo dà vita a una enorme raccolta di sculture antiche e di dipinti, tra cui non poche opere commissionate al grande Caravaggio. Molte antichità, in particolare sarcofagi e iscrizioni, trovano invece spazio nei giardini giustiniani, presso Porta del Popolo. Si deve al marchese Giustiniani la pubblicazione tra il 1631 e il 1637 della Galleria Giustiniana, una raccolta in due volumi di incisioni tratte da una selezione di 350 sculture antiche della collezione. E questo uno dei primi cataloghi illustrati di una collezione privata di antichità. La dispersione dei marmi antichi già ospitati a Palazzo Giustiniani nella Villa al Popolo iniziò già nei primi decenni del Settecento, quando il cardinale Alessandro Albani, impegnato in quegli anni nella formazione della sua raccolta al Palazzo alle Quattro Fontane, acquista alcuni ritratti antichi di filosofi e imperatori. Ed è così che, in seguito alla vendita della collezione Albani a Clemente XII nel dicembre del 1733, alcune delle sculture Giustiniani giungono in Campidoglio per essere collocate nel Museo Capitolino. Tra queste spicca un ritratto di Nerone, già illustrato nella Galleria Giustiniana. L'imperatore volge bruscamente la testa verso sinistra, lo sguardo corrucciato riflette la crudeltà tradizionalmente associata a una delle figure più controverse della storia romana. Ciò che sfugge agli osservatori settecenteschi è che in realtà il bellissimo ritratto è il frutto di un radicale intervento di restauro realizzato entro gli anni 30 del Seicento. Lo scultore barocco, responsabile dell'intervento, ha infatti utilizzato il frammento di un ritratto dell'imperatore Domiziano, comprendente la fronte con le ciocche di capelli, gli occhi, il naso e una porzione della guancia antica, per creare una minacciosa immagine del famigerato Nerone. Ma lasciamo questo impressionante pastiche barocco per entrare in un'altra collezione seicentesca, quella formata dal cardinale Ludovico Ludovisi. Nipote di Papa Gregorio XV, Ludovico avvia attorno al 1621 l'allestimento di una magnifica villa suburbana nei pressi di Porta Pinciana. L'area, oggi delimitata da via 20 Settembre, via Salaria, le mura aureliane e via Veneto, coincideva in parte con gli antichi orti sallustiani, un lussuoso complesso residenziale già appartenuto a Giulio Cesare, poi di proprietà dello storico Sallusso e infine passato nella proprietà della famiglia imperiale. Molte delle sculture antiche confluite nella collezione del potente cardinale Ludovisi possono essere state rinvenute proprio negli orti sallustiani in occasione di scavi fortuiti condotti durante i lavori di ampliamento della villa. E questo forse è il caso di una delle opere più celebri della collezione, il Galata Morente, menzionato per la prima volta nell'inventario della villa, redatto nel 1623 e destinato a imporsi come uno dei capolavori della scultura antica. Nella statua si è riconosciuta da tempo una replica di altissima qualità, databile entro il I secolo d.C., di un originale in bronzo creato dallo scultore Vigonos per un grande donario eretto sull'acropoli dell'antica città di Pergamo, l'attuale Bergama in Turchia, per commemorare la vittoria del re Attalo I sulla tribù celtica dei Galati del 240 a.C. Il Galata Morente, erroneamente identificato nel Seicento con un gladiatore, è acquistato per il Museo Capitolino nel 1737, mentre il noto gruppo del Galata Suicida, anch'esso con buone probabilità rinvenuto nell'area degli Orti Sallustiani, un tempo esposto nella Villa Ludovisi, passa al Museo Nazionale Romano nel 1901, insieme a gran parte della collezione di sculture Ludovisi. La villa seicentesca e il suo ampio parco sono quasi del tutto obliterati dall'espansione edilizia promossa negli anni successivi all'Unità d'Italia.
Le ultime testimonianze del bellissimo parco sono raccolte in un prezioso album di foto realizzate da Ignazio Boncompagni Ludovisi tra il 1883 e il 1885. Si chiude qui questo breve viaggio attraverso alcune delle collezioni storiche che hanno contribuito alla crescita dei Musei Capitolini, il Museo dei Musei. Ogni scultura rinvia a una storia complessa e stratificata, dalla sua creazione alla sua originaria destinazione in contesti pubblici o privati, alla drammatica obliterazione fino alla riscoperta e al passaggio nel museo pubblico più antico d'Europa.